diciamo, cosa, come mai oggi a Treviso, cosa porterà questa manifestazione? Ma non lo so, non è un vanto essere l'unico cantautore in questo caso che denuncia dei temi che non tratta nessuno, perché capisco che si ha paura di non lavorare, di essere un po' estromessi dal sistema mainstream. Essendo papà di due bambine, tutto quello che faccio attraverso la musica lo faccio perché spero che si apra una finestrella in più nella loro visione del mondo e che diventino intelligenti come il papà soprattutto. E poi sono qui per manifestare contro una cosa che non serve, che è il Green Pass. Si sa che è stato fatto per far vaccinare la gente, che in realtà poi è anche una libertà di scelta anche in quel caso, però siccome questa misura qua è una misura un po' troppo restrittiva e non è giusta, è giusto manifestare contro. Poi punto. C'è stata una parte del fronte no Green Pass che ha mostrato anche violenza e aggressività ieri sera a Roma. Voi prendete le distanze da questa porzione? Ma guarda, quello che penso io innanzitutto che il governo dà degli irresponsabili alle persone che non si vaccinano, quando però si è parato molto bene il culo non prendendosi nessuna responsabilità a lui, quindi il primo irresponsabile è il governo, che secondo me compra questi gruppetti, quei 4-5 pirla che ogni volta prima delle manifestazioni ridono e scherzano con i poliziotti e poi dopo fanno i coglioni, capito? E non so chi siano, ma secondo me è una cosa degli anni 60 e 70, non è mai cambiata. Compravano l'antisistema e cercavano di delegittimare un dissenso giusto, ecco.